La fai? Diretta? La fai? Buongiorno, amici. Devo chiedere una cosa. 3052, l'ho appena iniziato. Perfetto. No, da 30 secondi. Vai. C'è un filtro? Sì. No, volevo chiedere se mi stavano bene le lentiggini. Ah, ok. Vieni un po' alla luce. Tolgo un attimo il filtro. No, raga. Ma che, no, ma che, me lo dite tutti che sto bene. Pure a parte sia su Instagram che anche nei. Secondo tutto. Me, no. Secondo me, no. Secondo me ci sta un botto. Allora, aspettiamo che. No, Gianluca. Come no? No, raga, no. Come no? Fammi continuare a fare. No, raga, su Twitch. Dai, ci sono un botto. No, assolutamente no. No, come no? Come no? No. Aspetta, magari non vedono bene, aspetta, fammi così. Ma che aspetta? Ma che schifo è? C'è raga, un botto figlio. Cosa? Che finestra. Vai! Vieni, andiamo a organizzare. Andiamo. Andiamo su. Raga! Vabbè, sono tanto due persone che hanno detto no, per il resto. Allora aspetta. Raga, organizziamo uno scherzo. Cioè, guarda, ci sto un botto bene, un botto. Ma che dici? Fammi un botto, raga. Allora, raga. Andateci. Raga, non dite di no, aspetta. Tanto è già arrabbiato, quindi tanto vale farlo. Mi devo per far cadere il ciuffetto qua. Cacchio, stai diventando, scusa. Un rapper. Raga, ma si tanto è già arrabbiato, quindi cogliamo la palla al balzo. Sei già arrabbiato? Non l'hai visto, manco mi caga. Perché? Che è successo? Vabbè, me lo spieghi dopo. Allora, datemi dei consigli. Visto se dovete fare uno scherzo. Allora. Ma si facciamo arrabbiare ancora di più. Esatto! No, bravo, davvero così, poi il braccio, poi non lo so. Famoso scherzo. Ok, allora, secondo me possiamo fare. Cosa possiamo fare, raga? Ma vai a fanculo e non no, tornare. Dai, no. Oh mio Dio! Oh mio Dio, che è un pipistrello. Sembra. Oh mio Dio! Io lo stavo per toccare! Oh mio Dio, raga, lo volete vedere? Stai tremando! Sì, sto morendo! No! Oh, raga! Che cacchio è? Raga, è grandissimo! Che cos'è? No, no, non avvicinarli con le scarpe. No! Oh! Non faccio volare. No, ti prego. No, per favore. No, ti prego, per favore. No. Soffro di insetti. Ah, no, per favore. No, Gianluca, ti prego, sto per svenire. Te lo giuro, Gianluca, sto per svenire. Ok, però. Ti prego, Gianluca, sto per svenire. C'è un'altra Big Bubble. Oddio, raga, sto per morire. Non è una voglia. Oh, ma ce n'hai un botto, vada. Dammene una anche a me. Ma è la mia. Allora. Dai, una. Raga, muore arrabbiato. Non vado da lui. Ok, allora. Allora, raga. Tenga, signorino. Facciamo uno scherzo. Allora, facciamo uno scherzo. Cosa possiamo fare? Non lo so. Cosa possiamo fare? Tu sa, è sento che ci pensiamo a guardare le bellezze del sigillo.
Raga, spammate qua degli scherzi. Ma non è vero, anche una cosa per l'altro. Spiegalo che è l'ultimo video. Allora, praticamente è arrabbiato perché oggi. Perché oggi? Oggi? Aspetta. Non si vedono così, no? Così è meglio. Allora, sei arrabbiato perché. Vediamo se c'è in live. Ok, non c'è dentro. Ah, praticamente stavo parlando con mia mamma in chiamata e lui è arrivato e mi voleva parlare, solo che io ero in chiamata. Allora mi ha aspettato 20 minuti, poi se n'è andato e poi io però devo fare una cosa per Twitch. E qui non sono andata da lui, sono andata da Twitch. Se l'ha aperto per quello, non so. Ma in serio, solo per quello? Cioè. Non penso. Però non è arrabbiato. L'insetto sopra. No, non c'è nessun insetto, raga. Aspetta. No. Per Twitch raga, vi giuro che per Twitch, infatti, ho scaricato un gioco da fare stasera che dovete per forza esserci, perché è un gioco fighissimo e chi perderà è un gioco di coppia, chi perderà dovrà fare un obbligo che ci ho già in mente e sarà devastante, quindi dovete esserci per forza. Comunque abbiamo litigato per quello. E invece per altri che riceve uno scherzo. Sì, raga, è divertente. Dai, che scherzo possiamo fare? Ma poi è uno scherzo, cioè nel senso. Gli dico uno scherzo e poi ci chiarisco. Ma si vede che gli manca ora. Raga, abbiamo passato tutto il giorno insieme. Tutto il giorno insieme. Anche gli altri giorni. Non è che se ci vedete così allora vuol dire che. Cosa? Oddio. Raga, ah, una roba. Hai pensato allo scherzo? No, però una cosa che mi avevano chiesto di dirti prima. Devi andare nel gruppo delle stunning. Perché tipo non stanno tanto bene, quindi te lo devo dire. Perché sennò poi dopo. Ma basta dire di non fare lo scherzo, se vuole farlo lo fa. Esatto, ma poi raga è uno scherzo, così almeno poi ci parlo, perché sennò poi non ci parlo. Non è mio. Comunque sì, devo chiamarvi. Lo so. Perché? Quindi domani vi do l'orario su Instagram dove chiamerò sui gruppi. Ok. Perché ridi? Allora, cosa possiamo fare? Dai! Dai! Ah, ho capito perché ridi, oddio. Non penso sia per quello. Ah, no. No, ok. Dito. Finalmente ti sei svegliata. Sì, raga, lo so che vi devo chiamare. Oh, bella per... Wow. Bello. Sì, sui gruppi. Chiami sempre gli stessi gruppi. Ma raga, io cerco di chiamare sempre tutti, però quelli che mi vengono nei film io chiamo, cioè... Chi scrive di più chiamo. Perché quelli che mi scrivono. Quando è che inizia la diretta? Su Twitch. Al 10. Allora. Dopo chiamo un po'. Okay. Allora. Magari posso chiamare anche stasera, ma non sui gruppi. Dove, raga? No, in diretta. Perché in diretta? Raga, non mi va di fare una diretta. Preferisco parlare con voi e basta. Anziché parlare esatto. Con tutti. Vero che è molto meglio. Però non se lo capisco. A parte che in una chiamata di gruppo, se non sbaglio, possono arrivare fino a 6.
cotto. Quindi già più persone in una sola parte. No, possiamo fare. Vabbè, no, così non si capiva nulla, però. Ma in diretta no, raga, mi trovo male. Facciamo sui gruppi. Tanto vi chiamo comunque, cioè non è che non vi chiamo se non vi chiamo in diretta. Mizzica? Che è? Ma che piede c'hai? Io 43. Raga, facciamo uno scherzo, però mi dovete aiutare. Abbiamo più possibilità in live, ma non è vero. Quando chiamo in gruppi possono entrare molte più persone. Cosa stavo dicendo? No. Ma chiami in diretta, madonna, cosa ti costa? Ma raga, cosa vi costa a voi? Cioè, non cambia nulla. Cosa cambia? Basta che vi chiamo e siamo insieme, però, cioè, non lo so. Esatto. Perché? Io non lo so, raga, veramente, a volte fai finta di svenire. No, no, però, la lista. Fai finta di svenire e poi gli dici che sei incinta. È lo scherzo di ieri. Guarda il box che ti ho scritto, cosa potresti fare come scherzo. Sì, ma io il box non riesco a leggere, potete scriverlo nei commenti. Potete scriverlo nei commenti. Potete. Svieni e dire che sei incinta. Ma no, che cagata. Fai finta di svenire. Sono posa, man. Chiamami. Oh, ho un'idea. Gli dico che me ne devo andare da qua. E non ci possiamo più vedere perché mi devo trasferire. E per di più penso anche di aspettare un bambino. Sì, la madonna. Raga, ditemi se ci sta o no. No, no, già che sei lì che ci hanno detto che fra tre giorni finisci di vivere, non lo so, boh. No. Troppo sgravato, cioè nel senso. Ci sta soltanto il. No, lo fai morire. Che parti, che poi cosa, che muori o che sei incinta è troppo sgravato. Ci sta, dai. Sì, dai, oh, ci sta. Lo puoi chiamare? Nascondo il cellulare in camera di. No, nascondo qua il cellulare perché in camera di Giorgia c'è un insettone gigante. Riesci a prendere, raccomando? Sì. Non so se mi viene perché. Perché mi viene da ridere quando lo guardo, perché mi fa ridere lui. Ma te non eri quella che non aveva mai fatto nulla. Ah, ma infatti! Io non ho mai fatto nulla. Cioè, sono incinta di Gesù. Allora, in teoria. Oh, allora, in teoria si vede da qua. Scusate. Oh, dimmi se mi si vede da qua. Mi si vede. Guarda se mi si vede dal riflesso del corpo. Sì, no, ti si vede proprio in realtà, solo te però. Cioè, se il muro si mette là accanto non si vede. Io mi metto qua e lui si mette qua, non importa. Ti vedi. Prova a piangere al comando. No, non ce la faccio ora, devo essere nel. Ciao ragazzi. Adatto. Sono Posaman. Tu chiamami. Posaman. Sono Posaman. Giorgia e i suoi trucchi portati da me. Oh, me lo chiami? Me lo chiamo qua. Allora. Ti dico una cosa importante. È che sono male ieri per questo. Ieri stai male? Ma ce la fai? Quindi ti che l'hai detto, non lo dici io. Perché già non ci casca nessuno, in che senso? È occupato. Come occupato? Come occupato? Ma ce la fai? Comunque sei occupato. Sei falso, Aurora. Sembri un pinguino. No, no, come occupato? Oddio, chi sta parlando? Sei uguale a un pinguino. No, raga, sta parlando con qualcuno. Raga, cioè, è uguale. Sei un pinguino. È un complimento. Ma che. Aspetta. Voglio trovare la foto per te. Ma raga. No, una papera, non il pinguino.
Ecco, sì, eccolo, è quello. È questo, è questo, è questo, è questo, è questo. Aspetta. Eccola. È uguale, ragazzi, è uguale. È uguale, la faccia è quella. No, dai, sto scherzando. Andiamo a vedere con chi sta parlando. Questo non ti dispiace? Sì. Bello, andiamo a vedere con chi sta parlando. Raga, scrivete se dovrei andare a vedere con chi sta parlando, perché mi ha dato occupato. E occupato non può essere. Occupato no. Ma chi la fa? Con le sue amiche. Ma chi la fa? Amiche chi? Solo io posso avere amici. No, scherzo. No, però quello che hai detto è abbastanza sgravato. Sì. Però vai, sì, molto andiamo. Sgravato. Sta parlando con Francesca. Ecco, è quello il mio è la mia preoccupazione, però non lo farebbe mai. Dai, andiamo. No, andiamo, voglio sapere con chi parla. Andiamo. Ma quindi niente scherzo. Sì, certo. Sì, andiamo sotto e facciamo. Ehi, guarda. Così a caso.
Raga, io vi abbandono. Ci vediamo alle 22 su Twitch. Ah, e partecipate perché è bellissimo. Veramente.